Ciao a tutti, anche oggi è una rubrica molto amata da voi, trucchi casalinghi. Oggi voglio condividere con voi quei trucchi casalinghi che sono stati sperimentati da me, che mi trovo molto bene e che soprattutto vi alleggerirà le vostre faccende domestiche. Io ti ricordo, sei sul canale Erika Home e partiamo con il primo trucco. A proposito, noi ci vediamo anche lunedì, quando compriamo i pomodorini essiccati che stanno sotto olio. Di solito prendiamo questi pomodorini che li usiamo nelle nostre ricette e spesso l'olio viene buttato, giusto? Guardate, questo olio ha un profumo molto buono, lo possiamo usare nelle nostre ricette, ad esempio quando facciamo le pizzette mi piace di spalmare con questo olio, poi mettiamo sopra la nostra salsa, il nostro formaggio e li mettiamo in forno. Vi assicuro che ha un gusto particolare, molto saporito, ad esempio mi piace aggiungere un cucchiaio anche quando faccio le patate al forno, prima di metterle al forno metto un cucchiaio. Mi piace usarla per assaporire l'insalata, ad esempio quando faccio i grissini in casa o quando facciamo i panini, le pagnotti, quelli piccoli. Un altro trucco molto creativo, che voi potete fare la dimensione che desiderate. Ho preso un pezzo di rete, questo che è la rete classica, l'ho arrotolata per la dimensione che mi serve e provo a fissarla. Io l'ho fatto alta perché il posto dove lo devo mettere mi serviva proprio bella alta, ma voi ad esempio se avete spazi più piccoli potete questa retina usarla più piccola. Metto un po' di terra giusto che mi si fissa bene la rete. Dopo ho preso i due sacchi, questi neri, li ho tagliati comunque il fondo, per intenderci, avevo bisogno anche di allungarlo di più. Ho messo uno in altro nella maniera che ho ottenuto un sacco grande, ecco. In mezzo metto un tubo perché comunque mi ci voleva tanta terra. Ho messo un tappo sopra che la terra non va in mezzo al tubo. Faccio dei tagli con il coltello e metto le mie piante. Allora, bisogna di avere un po' di pazienza per alcuni giorni finché loro si iniziano a fiorire, ecco, dall'inizio si presenta così, però quando inizia già a fiorire si copre tutto, non si vede assolutamente la rete, non si vede il sacco, vedete soltanto che è una cosa bellissima, così piena di fiori. Avevo condiviso un anno fa come facevo essiccare lamponi e petali delle rose e cosa facevo con loro. D'inverno ad esempio uso a fare il tè con questi, la buccia di limone, con i petali delle rose e soprattutto con i lamponi. Ma vi voglio fare mostrare come possiamo utilizzare questi lamponi essiccati e soprattutto perché vanno in alcuni casi è meglio questi essiccati e non quelli freschi. Metto a essiccare i lamponi, dopodiché con una forbice riesco a tagliarli. Se volete potete lasciarli anche interi, io alcuni li taglio, alcuni li lascio interi. Possiamo usarli quando facciamo i biscotti, quando facciamo la base per la torta, ad esempio anche la pan di Spagna o una torta classica, lo yogurt. Vi dico la differenza tra questi lamponi essiccati e metterli dentro le nostre ricette e con quelli freschi. Questi essiccati nella torta quando lo mettiamo ha un sapore più intenso e soprattutto non si macchia la torta, ok? Cioè sentiamo il profumo dei lamponi, ma come vedete non si è macchiata perché non ha fatto sciogliere quel lampone come ad esempio quello fresco, per cui mi piace molto di più così. Avevo condiviso anche, come ho fatto con un pollo, tante ricette. Il pollo che vi esca migliore lo mettete in forno senza sale, senza pepe, senza niente, soltanto così il pollo, sopra il sale. Lo mettete in forno. Quando lui si scioglie il grasso viene assorbito dal sale. Il pollo non rimane assolutamente per niente salato, ma viene molto succoso dentro e croccante fuori. Mi piace molto sperimentare la cucina e soprattutto sono appassionata della cucina gourmet. Un trucchetto per pulire i gamberi, quelli che magari non lo sapeva, con un stuzzicadente dove c'è la coda del gambero, leggermente apro e dove si fa il spazio vuoto provo a tirare l'intestino e così l'abbiamo pulito bene. Allora, il gambero lo apro a metà, lo taglio leggermente e provo con le mani ad aprirlo. Mi piace molto farlo cuocere sul sale, abbiamo una cottura molto più lenta e più dolce.
Il sale, come dicevo, sia sul pollo sia ai gamberi, non è che rimangono salati, ma hanno un gusto diverso. Aggiungo soltanto un po' di olio e li mettiamo in forno. Cucinare sopra il sale fa la differenza. Il pesce è molto più saporito e molto più succoso dentro il gambero. È qualcosa di unico. Provate per credere. Adoro la mia famiglia, amo dedicarmi a loro. E mi piace trattarli come si trattavano i re una volta, ecco, per intenderci, per cui mi piace molto giocare, sperimentare, fare qualcosa di diverso, di stupirli. Insomma, sto bene quando loro stanno bene. Faccio questo, faccio la raccolta dei fiori di borragine, li metto in un congelatore per congelarli, dopo li metto in un contenitore. Comunque loro mantengono un colore molto bello. L'importante è che non siano bagnati prima di mettere in congelatore, perché sennò dopo loro si cambiano il colore. Possiamo con questi fiori decorare i nostri dolci. Ad esempio qua ho messo un po' di lamponi essiccati, un po' di fiori. Insomma, già fa la differenza, così potete stupire chiunque. Perché vedete, basta un gambero fatto sulla cottura, sul sale, un po' di fiori sul nostro dessert e voilà, il gioco è fatto. Per alleggerire le vostre faccende domestiche vi voglio presentare questa spazzola per la pulizia del polvere con asta telescopica in acciaio inossidabile, microfibra, spolverino per polvere. Ma guardate, con lui possiamo pulire ad esempio sotto i mobili, sotto il letto, soprattutto quello che ha con il contenitore, soprattutto dove non passa lo Swiffer, sotto il frigo, ad esempio dietro ai calorifero. È molto molto pratica. Se questo video inizia a piacerti, io ti invito a condividerlo sulle vostre pagine, di sostenere questo video con un commento, con un mi piace. Soltanto te mi puoi aiutare a crescere ancora di più. Grazie. Guardate, se prendiamo un rametto di rosmarino non dimentica, vi presenti questo profumo? Perché esattamente così, con questo profumo Everdrop viene con una novità, detergente forte in polvere per bagno e anche per la cucina. È più di un anno che collaboro con questo brand e sono fiera di collaborare e crescere insieme a loro. È un pubblico che si avvicina sempre di più ai detersivi ecologici e sono veramente fiera di aver riuscito a trasmettere l'importanza del nostro futuro. Così risparmiamo la plastica monouso con il flacone riutilizzabile, progettato per durare più a lungo rispetto ai prodotti tradizionali. Basta riempire il flacone con acqua, aggiungere la polvere e il detergente è pronto. Inoltre, il 91% degli ingredienti è di origine naturale. Con il detersivo forte di Everdrop possiamo lavare tranquillamente il calcare, le macchie dal trucco, rimane tutto splendido. E un'altra novità sono questi detersivi. Detersivo universale anche per capi colorati, che ha 38 cicli di lavaggio. È un ottimo punto di partenza per un bucato più sostenibile con Everdrop. Il kit è composto da una confezione di detersivo universale di 38 lavaggio e tutti insieme possiamo cambiare e fare la differenza. Vi lascerò il link con il codice sconto nella descrizione del video, ma noi andiamo avanti. Vi ricordate quando avevo fatto vedere questi ganci magnetici di ultima generazione? Abbiamo detto che li mettiamo sulla lavatrice, abbiamo detto che li mettiamo sul termosifone per asciugare, addirittura per non fare i buchi nel muro. Abbiamo detto che possiamo usarli anche per mettere le piante o ad esempio anche la nostra frutta, la nostra verdura. Insomma, li possiamo utilizzare veramente in mille modi. Io adesso mi trovo molto bene per metterlo, ecco qua, dove apriamo nell'armadio, e soprattutto mi piace tenere, cioè proprio mi trovo molto bene. Metto tipo le forbici o possiamo usarli, mettere tipo anche dei oggetti che li usiamo poco. Ecco che liberiamo il nostro cassetto, li lasciamo lì. Un altro trucchetto con la cipolla: quando facciamo il purè o ad esempio il brodo,
magari per chi non lo sapeva, ecco, se mettiamo stuzzicadenti così lo mettiamo a bollire, in questo modo la nostra cipolla non si apre, no? Che rimangono che pezzettini piccoli. Ad esempio a me piace molto il gusto della cipolla, ma non piace mangiarla direttamente. In questo modo noi saporiamo i nostri piatti, però ecco, la cipolla non si rompe. Se noi teniamo in casa questi basi di cioccolato, questi, non so neanche come chiamarli, questi cestini, se avete ospiti inaspettati, o ad esempio anche voi se volete, ecco, qualcosa di dolce, basta prendere una fragola, un lampone, una ciliegia, quello che avete in casa. Mettiamo un po' di caramello, un po' di rum e basta, o un po' di panna montata o un po' di crema pasticcera e voilà, il nostro dessert è pronto in pochissimi minuti. Avevo detto che quando faccio le polpette con il macinato di petto di pollo o anche di tacchino, di solito è una carne magra e le polpette vengono secche, asciutte, tipo. Aggiungo formaggio, uovo, tutto quello che serve, ho diviso in due parti. La parte che la devo preparare subito, metto anche una patata grattugiata cruda. In questo modo le nostre polpette rimangono soffici, tenere, succose dentro. L'altra metà, ad esempio, non sporco la cucina inutilmente, faccio un po' di più e mi metto anche in questi di ghiacciole, ad esempio con un sac à poche, se non avete il tempo di creare le polpette li mettiamo a congelare. Non ho aggiunto la patata anche in queste per congelare, perché la patata quando si congela tende a scurirsi, per cui per non rovinare il colore dalle nostre polpette non mettiamo la patata. Per cui quando avete fatto tardi da lavoro o non lo so, non avete la voglia di cucinare, per quelle poche volte, ecco, basta prendere i ghiaccioli, tiriamo fuori le polpette e le mettiamo tutte in un sacchetto. Quando, ecco, volete mangiare qualcosa di buono e veloce, basta prendere dal congelatore, mettiamo a sorfriggerli. Così congelate anche, li mettiamo a sorfriggere, dopo con una cannuccia comunque prendo, la metto dentro e tiro l'aria, così facciamo anche una specie di sottovuoto. In questo modo, oltre che occupano poco spazio, ma anche è una conservazione migliore. Per cui dicevo, basta sorfriggerli un po', aggiungiamo soltanto un po' di cipolla, un po' di carota, un po' di succo di pomodoro, così abbiamo sempre pronta una cena molto buona, una cucina casalinga. Così spero molto che questo video ti è stato utile. Sono curiosa quali di questi trucchetti non li conoscevi. Questa mi aiuta a capire al meglio che tipo di video fare. Grazie che sei rimasta con me fino alla fine. Iscriviti al mio canale se ancora non l'hai fatto e noi ci vediamo presto. Ciao ciao.